Sempre stata piuttosto restia a partecipare a cerimonie e discorsi. Oggi però sono qui volentieri per l'inaugurazione di questa strada alle donne partigiane. Le partigiane, non si è parlato molto di loro, eppure con il loro coraggio hanno contribuito alla vittoria della Resistenza. Noi adesso stiamo attraversando un periodo brutto. Ci sono segnali per me pericolosi, minacciosi. Abbiamo assistito all'erezione di un sacrario a Rodolfo Graziani, il generale fascista che con i gas ha trucidato centinaia e centinaia di etiopi che erano armati solo di archi e di frecce. Dobbiamo assistere alle marce di Forza Nuova, di Casa Pound. Abbiamo assistito all'attacco contro dei tifosi inglesi e ebrei l'altro ieri a Roma. E purtroppo assistiamo anche all'incapacità delle nostre istituzioni che dovrebbero vietare che questo accada. Dovremmo farci sentire, ribellarci. Tramandare i valori della Resistenza. Per questo ringrazio il sindaco e il comune di Macerata che hanno voluto dedicare questa strada alle partigiane. Mi auguro che qualcuno, quando passerà per questa strada, si chieda: ma chi furono? Cosa fecero le partigiane? E spero che ci sia qualcuno che possa spiegare loro cosa furono le partigiane e cosa fu la Resistenza. Grazie. Grazie. Non merito tanto, però una cosa vorrei dire, che nella vita resistere, resistere, resistere sempre, perché possa il bene in senso lato prevalere su tutto il resto. Se noi lo vorremo, potremo anche ottenerlo. L'essere passivi è la cosa peggiore della vita. Dobbiamo partecipare in qualsiasi modo. Si può partecipare anche stando a casa. Le partigiane, ad esempio, potevano stare a casa e nascondere i fuggiaschi, non parlare, non dire, essere i tutelari della famiglia e della patria. Io volevo far vedere, se qualcuno mi dà una mano, non a caso. È un volto di donna, quello che annuncia la libertà. Quest'altro sono le donne che hanno preso il fucile, veramente, non metaforicamente, quelle che hanno combattuto a fianco, che sono state di esempio, di coraggio, che hanno spinto anche i figli ad andare verso la morte. E comunque io volevo dire che quando ho sentito via delle partigiane ci ho avuto un momento di commozione, in quanto che per solito quando si intende, si usa in lingua italiana il maschile è un onnicomprensivo, ma strano, solamente quando si dice, non so, i maestri e le maestre, va bene, con tutto rispetto, per carità, ho insegnato sempre, perciò, però quando si diceva partigiani difficilmente si pensava alla donna.
che non è che abbia fatto di più di meno, ma ha permesso che ci fossero i partigiani, il che è già molto di più di quanto uno possa immaginare. Voi siete tutti molto più giovani, non potete che averlo saputo dai o libri o dalle voci degli altri. Noi l'abbiamo vissuto e direi senza sentire nemmeno la parte negativa della cosa. Con mio marito siamo scappati dal nord non volendo accettare né la Repubblica Sociale né il dominio tedesco e siamo venuti giù senza sapere dove saremmo arrivati. Siamo arrivati a Macerata, ci siamo rimasti e con molto piacere devo dire, devo ringraziare pubblicamente la città di Macerata che nella sua, come si può dire, modestia, riservatezza, ha saputo accoglierci come se fossimo maceratesi da sempre. Scusate questa divagazione. Grazie, basta. Junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá.